5 o 6 assunzioni all'avvio e un nuovo stabilimento nella zona di Piacenza Ovest. La ditta italiana Unifarma è pronta ad aprire un magazzino di medicinali, l'unico, nella nostra città e soprattutto a colmare il vuoto occupazionale causato dalla chiusura del precedente stabilimento di Comifar in via Primo Maggio, avvenuto 2 mesi fa. Nei giorni scorsi Unifarma ha incontrato i farmacisti di Piacenza per fare il punto sul ripristino di questo servizio essenziale sul territorio, per di più in periodo di Covid. Tutto va come ci aspettiamo che vada, probabilmente poi riusciremo a assumere altre 2 o 3 persone, però cominceremo con 5-6 persone. Ci sono state richieste particolari da parte delle farmacie? Di effettuare quelli che si chiamano in gergo le consegne intermedie, cioè quelle durante la giornata, che fanno sì che il cliente possa trovare in farmacia il farmaco che aspetta nel giro praticamente di 2 o 3 ore. Nelle ultime settimane, in seguito alla chiusura del lab in via Primo Maggio, le attività si sono rivolte a magazzini delle province limitrofe, pur con tutte le difficoltà dovute alla distanza tra farmacia e fornitore di medicinali. A partire da gennaio, invece, tornerà un punto di distribuzione sul territorio.